Ciao, vediamo come creare un effetto fotocopia applicabile a un testo, ma applicabile anche a uno sfondo, in modo da realizzare un effetto fotocopia completo sia alla carta sia agli elementi sovrascritti, come appunto un testo. Andiamo a vedere subito come. In questo caso ho utilizzato un font Nathan di tipo handwriting e posso appunto andare a digitare il mio testo da applicare in questo caso, ma chiaramente la scelta del font è condizionata dal nostro obiettivo, quindi non è vincolata alla resa finale. Una volta digitato il nostro testo, posizionato come meglio crediamo, lo andiamo a selezionare, dopodiché possiamo andarlo a copiare, trasciniamolo verso l'iconcina in basso crea nuovo livello, nascondiamo il livello testo originale e col tasto destro sul livello testo copiato andiamo a convertirlo in oggetto avanzato. In questo caso non è più direttamente modificabile, ma è diventato appunto un oggetto avanzato con la possibilità di aprirlo come se fosse un file a sé stante. La prima cosa da fare è andiamo sul menu filtro, sfocatura, controllo sfocatura. Qui applichiamo la sfocatura di 2 pixel di raggio e clicchiamo su ok. Dopodiché andiamo nella parte bassa del pannello livelli, apriamo il menu a tendina dei livelli di regolazione e aggiungiamo un livello mappa sfumatura. Apriamo chiaramente l'editor, associamo un editor di sfumatura bianca e nera, chiaramente portiamo il marker del nero nella parte iniziale a sinistra, lo trasciniamo un po' più avanti, aggiungiamo un nuovo marker, facciamo chiaramente doppio clic, si apre la tavolozza e il primo marker lo faremo grigio, magari di questo grigio topo. Clicchiamo su ok. Se adesso andiamo a fare uno zoom, torniamo nel pannello livelli, facciamo uno zoom in avanti, magari alt più scroll, vediamo come attorno alle lettere è stato applicato appunto l'effetto della mappatura come cornice. Questo per dare un realismo ancora più forte ed efficace. Adesso andiamo ad applicare gli sfondi e a lavorarli con la giusta combinazione e la giusta fusione tra di loro. Per l'occasione ti ho messo in descrizione il link da cui puoi scaricare le texture che io sto utilizzando per questo video. Per primo vado a caricare la texture della carta, chiaramente in questo caso la texture si sviluppa in verticale, io ho creato un file che si sviluppa in orizzontale, quindi la andrò a selezionare dalle maniglie laterali e poi dal pannello dinamico nella parte alta andrò a definire un angolo di rotazione di 90 gradi, dopodiché andrò a ingrandire anche in modo proporzionale in modo da coprire tutta l'area di lavoro. Poi confermerò nella parte alta del pannello dinamico. Vado adesso ad aggiungere invece una texture di tipo fotocopia. Eccola qua. Andrò a fare lo stesso discorso in questo caso perché il file si distribuisce in orizzontale. La vado a girare, quindi a ruotare, dopodiché a ingrandire. Rilascio e confermo nella parte alta. Ora attenzione, mi sposto sul livello della carta, vado temporaneamente a nascondere l'ultimo livello aggiunto della parte superiore, quindi quello della texture fotocopia, e con il livello della texture carta selezionato mi sposto in basso, vado ad aggiungere un livello di regolazione valori tonali. Qui chiaramente mi assicuro dall'iconcina in basso di applicare questo livello solo ed esclusivamente sul livello immediatamente sottostante, e cioè appunto sulla texture carta. Dopodiché devo andare a scurire la carta, facendola sembrare appunto una fotocopia anche piuttosto datata, come in questo caso, spostando soprattutto i pixel scuri e i pixel medi, più o meno raggiungendo un effetto del genere. Torno sul pannello livelli, rendo di nuovo visibile la texture fotocopia, mi sposto sul menu dei metodi di fusione e vado ad associare un metodo di fusione scolora. Poi vado a selezionare la texture carta, apro il menu del metodo di fusione e vado ad associare un metodo di fusione moltiplica. In questo modo avrò associato la fusione tra le due texture e tra l'ultima texture carta e il testo, il tutto per ottenere una sorta di fotocopia del testo sulla carta in modo assolutamente e pienamente realistico. Sappiamo bene che Photoshop è sostanzialmente il contenitore ideale per creare effetti originali e spettacolari se sappiamo dove mettere le mani, e con le immagini possiamo veramente fare di tutto. Un effetto tanto richiesto quanto efficace e molto molto stimolante e divertente da realizzare è sicuramente quello della doppia esposizione. Ti lascio qui il video in modo che tu possa approfondire questa bellissima tecnica grazie a Photoshop. Ciao, ti ringrazio e al prossimo video.